Oh, buonasera a tutti da Loco Seba. Stasera siamo con. Oggi abbiamo parlato del Vangelo di San Giovanni e naturalmente questo è un fumetto. Apparentemente cosa ci può entrare un fumetto della Marvel con il Vangelo di San Giovanni? Niente, no? Non cosa ci può c'entrare? E invece c'entra molto perché le cose, il mondo e l'universo è sempre un po' più complesso di quello che potrebbe all'inizio sembrare. Se non avete letto queste storie, credo che siano degli anni 70, 75, 75, 75, e sono di Gene Sterling, matite Gene Sterling. È un'opera che onestamente sfida il codice di autoregolamentazione, tanto che anche perché parla di Warlock, sapete che nasce come eroe, cioè nasce come una sorta di messia che doveva in un certo senso salvare il mondo creato, come già scritto in questa prefazione, dall'alto evoluzionario, l'altra terra in cui non doveva esserci peccato. Capite che parlare di questo fumetto mi risulta anche più difficile parlare del testo di San Giovanni in greco. E ovviamente, dopo il fallimento di questa cosa, Warlock si trova notate che la storia, il resoconto viene fatto da una sorta di essere piuttosto misterioso, che ricorda un po' anche il creepy, zio Tibia. Si trova a che fare con un oscuro personaggio, Magus, che ha creato una religione universale che opprime miliardi e miliardi di galassie. E poi scopriamo che Magus, in realtà, come Warlock vuol dire stregone, Magus è semplicemente la controparte di Warlock. Quindi Warlock si trova a combattere una battaglia spietata con il se stesso del futuro, che si è trasformato in un essere perfido, e questo è il Warlock del futuro. Allora, io è difficile descrivere questo fumetto perché è al limite del paranoide, nel senso che vi faccio vedere i personaggi. Cioè, è un fumetto che Sterling ha creato qualcosa che assolutamente è assolutamente indescrivibile, nel senso che qualsiasi cosa siete abituati, anche il Dottor Strange, infatti qui c'è un omaggio a Ditko, che è il creatore anche del Dottor Strange, e tutto quello che vi siete sognati qui è sorpassato dal delirio di Sterling. Diceva che per lui scrivere fumetti era un po' come, nel senso, era più economico che andare allo psicologo, nel senso che ovviamente tutte le ossessioni, le fantasie, i turbamenti, guardate questi disegni spettacolari di Sterling, che ha a che fare con la sua anima, con il lato oscuro dell'anima. Ovviamente ci sono, credo che questo fumetto, per chi non credo che molte persone fanno dei. È un attacco molto forte alla religione, a qualsiasi religione che diventa. Cioè, Warlock è un inno all'anarchia, è un inno contro qualsiasi forma che da spirito diventa religione organizzata. Quindi Magus, che crea la religione intergalattica, e a un certo punto, tra l'altro, con la matriarca, che è una sorta di papessa, ricorda un po' che ha l'aspetto di Marlene Dietrich. È una storia assurda. L'assassino Gamora, vabbè, verde, eccetera, e poi l'apparizione di un personaggio che io ho sempre adorato, naturalmente adorato nel senso che è Thanos, a me è sempre piaciuto tantissimo, e poi addirittura con Capitan Marvel, che fa una sorta di riassunto dell'origine di Thanos, che era il cubo cosmico, si era scontrato con Capitan Marvel, eccetera, eccetera. Mentre Marvel è un uomo che diventa Dio,
Warlock è un dio che diventa uomo, insomma, è un po' all'incontrario. Quindi abbiamo anche un'apparizione Gwen Stacy, Capitan Marvel, altro personaggio che ho sempre adorato. E la mia amore per Jim Sterling, che io adoravo queste storie, non sapendo molto di Jim Sterling, ma è ovvio che queste storie sono al limite del, cioè sono storie, vi faccio notare un piccolo particolare, ovvio che queste storie, siccome nella Marvel regnava una sorta di anarchia, in cui Jim Sterling per questo poteva fare queste storie, però il codice di autoreglamentazione dette alcuni problemi, e qualcuno alla Marvel fece questa piccola variazione, approved by the Cosmic Code, come qualcuno inserì dal posto di Comic Code, Cosmic Code, il codice di autoregolamentazione cosmico, in cui questo codice di autoregolamentazione rimandava la censura. Anche che qui Sterling fa dei discorsi molto, cioè, quando vedo dei video su YouTube sulla religione, ma non è niente in confronto a questo fumetto. Se non avete letto questo fumetto, qualsiasi ateo che fa video su YouTube in confronto a Sterling è un dilettante allo sbaraglio, ecco, nel senso che ci pone il processo. Naturalmente, vi ripeto, faccio vedere, qualsiasi fumetto abbiate letto della Marvel, quindi vi trovate su abissi imponderabili, impensati. Non pensate di trovarvi a che fare con una storia che può essere descritta. Tra l'altro c'è il troll pervertito, Pip, cioè ci sono una serie di personaggi che sono, cioè, Sterling fa leva, ecco, il toro per il vertito che fuma il sigaro. Si ricorda un po' anche Guerre Stellari, ovviamente un po' il clima è quello, però il discorso che fa Sterling con Warlock, che è un personaggio che oggi ovviamente è sparito, ma poi sono storie che in un momento felice della Marvel potevano affrontare discorsi di cui tutto ci saremmo aspettati tranne in un fumetto, cioè nessuno, allora, se faccio vedere, c'è una serie di fumetti Marvel, insomma, vabbè, se riesco non li tiro fuori, ma anche il Dottor Strange, pur nella sua psichedelicità, tra l'altro qui vi sono caricature di Stan Lee, eccetera, eccetera, a un certo punto Warlock si trova, questo è l'alter ego, no? Il fatto che ognuno di noi ha. È un discorso molto complesso perché noi siamo qualcosa. Io sono qualcosa ora, ma domani potrei essere qualcosa di diverso. E tutto questo, quindi qual è il mio vero io? Quello di oggi o quello di domani? Cioè, se io domani divento un pazzo psicopatico, però questo non annulla il fatto che fino a ieri ero una persona gentile e buona. Cioè, capite che il discorso che fa Sterling è molto complesso, quindi il Warlock buono si trova a essere in battaglia con Magus cattivo. La gemma del potere diventa un oscuro mangianime, cioè diventa una storia ai limiti dell'allucinante. Quindi il Warlock del passato, la morte, il processo, la Santa Inquisizione, che è ovviamente la farsa di processo, a un certo punto viene mandato in un centro di rieducazione, è assolutamente fantastico. Cioè, questo fumetto, naturalmente, se iniziate a leggerlo, pur trovandovi in un mondo completamente distorto, dove ovviamente Warlock, tra l'altro, il suo alleato sarà Thanos. Thanos ovviamente rimanda a Thanatos, la morte. Quindi ci sono riferimenti alla mitologia greca, eccetera, eccetera. Tutto questo è un po' difficile, già avendo fatto già un video questo è il secondo video, no, nel senso che magari un giorno ci ritorneremo su tutti i significati Warlock, ma qui veramente, tra l'altro Gamora, guardate il Warlock Magus con questi aspetti, ricorda? Addirittura il Rocket Picture Horror Show, insomma, Rocket Picture Horror Show, insomma, come si chiamava. E Warlock è una battaglia, cioè di solito i supereroi affrontano le battaglie contro
oscuri nemici che vengono dall'esterno. Qui Warlock è una battaglia tutta interna. Sterling vuole dire che quella battaglia più terribile che ogni uomo affronta è quella contro i suoi demoni. È ovvio che leggendo questo fumetto capiamo che Sterling era una persona che aveva un sacco di problemi, che però esorcizzava con il fumetto. Ora io qui abbiamo anche delle presentazioni, ovviamente. Tra l'altro Stan Lee, cioè vabbè, ci sono anche travestiti nel circo Barnum, tipo alcuni personaggi che rimandano a Stan Lee, questa ricorda Marlene Dietrich, cioè ricorda come un incubo, cioè forse è l'opera più felliniana del fumetto, cioè un'opera felliniana dove gli incubi, la morte della matriarca, è una scena stupenda, cioè sono le scene dove la morte torna molto spesso, muoiono quasi sempre personaggi femminili. E personaggi che cercano ognuno un disperato sogno di forse di gloria e di potenza che poi si infrange. Allora, nativo di Detroit e veterano del Vietnam, G. Sterling, classe 49, cominciò a farsi notare dagli appassionati comics in Doctor Who, Master of the Macabre. Io credo che in un'intervista alla rivista Comics Book Artist, l'artista dichiarò: Marvel era un guerriero che decise di diventare un dio e intraprese un suo percorso in tal senso. Warlock era già un dio, grazie al ciclo di Jill Kane. Costui ha dovuto prendere il dio e renderlo un nuovo uomo. È un uomo schizofrenico e paranoico, aspirante suicida. Mi sembrava il soggetto più interessante da trattare. Infatti, l'ultima scena, per impedire di diventare Magus, vuole suicidarsi. I temi affrontati in questo alienante romanzo cosmico. Vedi le esplicite critiche alle religioni organizzate, al mondo del lavoro, ovviamente è una critica della società moderna. Oggi, negli anni 50-60, la religione era. Oggi ci esiste un'altra religione che è anche più terribile di quella. Non credo che la religione cattolica sia oggi un pericolo, ma c'è la religione del successo di YouTube, TikTok, un'altra religione che è ancora peggio. Ma questa sarebbe un'altra storia. Altro non sono che elaborazioni dell'autore derivanti dal suo vissuto. Come ebbe a dire al sito del Newsrama, ho sempre usato il mio lavoro per analizzare ciò che sta accadendo nella mia vita. È più economico dello psicologo. Cioè, in realtà ho usato il fumetto come autoterapia. Tutti quelli che scrivono Lovecraft, eccetera, che qui di Lovecraft ce ne sono quintali a bizzeffe. Allora, veramente, ora cercherò di recuperare qualcosa, ma qualsiasi fumetto. Per esempio, prossimo mese, la prossima settimana c'è il Capitan America. Vabbè, ma non c'entra, cioè, è un'altra cosa. Cioè, se voi leggete questo fumetto, è un'altra cosa. Questo è un capolavoro del fumetto. No, non vi sto a dire, non ho parlato di Zagor oggi. Se è uscito Zagor, non l'ho neanche comprato, tanto lo prenderò domani. Ma avendo Warlock tra le mani, parlare di Zagor mi sembra, dello Zagor di Burattini mi sembrava un'eresia, un'impietà. Se volete affrontare un uomo che ha usato il disegno e cioè per entrare nei suoi tormenti, a un certo punto affronta la pazzia, vabbè anche il troll depravato Pippa, come si chiama, c'è dei personaggi fantastici. La società che costruisce montagne di rifiuti che poi gli crollano continuamente, i clown, ma c'è anche poi fumetti molto sexy, quel codice qui proprio. Va a farsi, qui si trova, affronta la sua follia e dice: io ti ho sempre rinnegato, follia. I miei occhi non sono più coperti dal sottilissimo velo della falsità, della falsa moralità. Ora ti vedo chiaramente. Non sei un demone né un angelo, sei solo un punto diverso, di vista diverso, solo una diversità, una diversa visione della realtà. E quindi lui accetta la sua follia, quindi poi è il primo passo per diventare magus. Cioè, però è quello che dice qualsiasi libro di psicanalisi, cioè il dottor Jekyll e Mr. Hyde, cioè Warlock fa qualcosa che Mr. Hyde non ha, il dottor Jekyll non ha fatto, cioè nel momento in cui ha rifiutato Mr. Hyde ha in un certo senso ucciso. Il bilanciamento tra la follia e la parte sana, si è ammesso che esista, è tutto molto complicato. Ed è.
Io ovviamente per un vissuto personale, qualsiasi legame con la follia è un mio vissuto personale, quindi con i pazzi mi sono sempre trovato anche meglio che con le persone sane di mente, nel senso che le persone sane di mente, mi ricordo sempre i matti del manicomio di Siena, oggi si doveva correre il palio, poi non è corso. Io sono, se sono di una contrada, è Val di Montone, la contrada dell'ospedale psichiatrico dove è stata ricoverata mia madre. Proprio in Val di Montone, l'ospedale psichiatrico di Siena, che ora è chiuso, ma se un tempo non erano chiusi. I pazzi abbandonano tutto quello che l'uomo, cosa cerca qualsiasi persona, di avere il successo, il denaro, e il pazzo abbandona tutto questo per fare un suo viaggio mentale che lo porta tendenzialmente all'autodistruzione. E io ho sempre rispettato più loro che l'uomo di successo, che comunque, vabbè, ottiene il successo, però alla fine morirà anche lui, nel senso che poi alla fine. Poi trovo Warlock, a parte disegni stupendi, di cui non ho neanche bisogno di dire, questi disegni sono un viaggio tormentato nell'anima di un uomo, il potere, no? Che ogni rivoluzione. Cioè, a un certo punto Warlock descrive, no, la storia dell'uomo, cioè un uomo prende il potere, lo usa, arriva un rivoluzionario, scalza il potente e poi prende il suo posto. È la storia di Stalin. È ovvio che si parla della rivoluzione russa. È un fumetto allucinante, allucinante e allucinato. Questa bellissima Marlene Dietrich che incede, la matriarca, sa. È tutto. Sì, è ovvio che rimanda spunti da Guerre Stellari, l'impero colpisce ancora, però è una chiave talmente, è veramente incredibile che la Marvel in un momento di anarchia totale abbia potuto creare una cosa simile. Non so come sia potuto, ma questo piccolo capolavoro ovviamente si stacca nel precedente Warlock, questo di Sterling, è un Warlock molto più disperato del Warlock del precedente, quello del Messia. Nel senso, si parla di religione, solo che nel primo Warlock era un Messia buono, qui diventa un Messia impazzito. Cioè, nel senso, anche Warlock passa in uno stato di schizofrenia da un mondo all'altro. Quindi il Warlock di Sterling diventa un dio impazzito, un dio folle che uccide i suoi devoti. Il rapporto tra uomo e religione, se diventa un rapporto distorto, Dio, per molti Dio è una figura crudele e sadica. Ora, su cosa sia Dio e il diavolo non entrerei, ho già parlato del Vangelo di Giovanni oggi, quindi in realtà è come se ci fosse una legge della sincronicità di Jung, nel senso che tra tutti i fumetti di cui potevo parlare oggi, Warlock è certamente quello che più, Warlock di Sterling è quello che più si lega a quanto ho detto oggi nel video precedente. Non so se non avete letto queste storie, questa veramente prendetela. Warlock di Sterling è un Warlock disperato. L'apparizione di Thanos, ovvio che rimanda a un mondo di follia, perché Sterling ne approfitta anche per descrivere la società in cui viviamo. La società moderna in realtà non è più, ora nel mondo americano la religione, Warlock viene di Warlock, Sterling viene da una famiglia cattolica, però nel mondo contemporaneo la religione ufficiale, quella della Chiesa, in realtà ha un potere minimo, è stata sostituita un altro tipo di religione, religione del successo, dell'apparire, eccetera, eccetera, ed è ancora più pericolosa perché apparentemente la religione cattolica era una religione limitante, eccetera, sessualmente limitante. Oggi apparentemente siamo tutti più liberi, ma questa libertà è ancora più disperata. Parlando di me, io appunto sono partito dal mondo cattolico, mi sono ribellato e poi sono tornato al cristianesimo, ma in un mondo che è totalmente scristianizzato, ecco, voglio dire. Quante persone vanno alla messa domenica? Cioè, ormai la Chiesa Cattolica può essere sì, ancora un potere, il Papa, certamente un potere a Roma, però il potere sulle coscienze della Chiesa è veramente limitatissimo.
cioè il potere di influenzare le persone rispetto alle altre religioni dell'Islam, oggi è la religione che domina su questo mondo, è una religione del successo, di piccoli frammenti, perché comunque il cristianesimo ha creato le cattedrali, per creare una cattedrale bisogna lavorare insieme. Oggi non siamo più in grado di lavorare insieme. Ma questo ovviamente quello che ci porta, io onestamente potrei dire da cristiano non dovrei leggere, però trovo che questo è un capolavoro. Questo va letto perché è uno spunto di riflessione. Cioè quello che vorrei dire, a volte ci si entra in una modalità duale, no? Duale. Io sono cristiano e tu sei ateo. Io sono così e tu sei così. Quindi, poche volte sono incontrato con degli atei, nel momento in cui dicevo sono cristiano, non è che volevano, cioè, allora, discutiamone, eccetera. No, perché diciamo, ma tu il Papa, come se io col Papa ci andassi a prendere il caffè, ah, ma voi l'Inquisizione, l'aborto, ma io non ho fatto nulla di tutto questo. Cioè. O mi prendi come persona che ha un suo credo e puoi parlare con me, va bene. Se tu mi identifichi come Torquemada, il santo e grande inquisitore, di che stiamo a discutere? Se tu ti senti, capite che si entra sempre in una dualità. La dualità è sempre negativa, perché in fondo, dentro l'ateo più fervente si nasconde un credente, e dentro il credente più fervente si nasconde un ateo. È una verità terribile se ci pensate. Ma scusate, io ho visto gente che ha fatto 5.000 video sul cristianesimo. Voglio dire, se te non te ne fregano, sì, ne fai 5, ma se diventa un'ossessione, allora dentro di te sei ancora cristiano. Se io facessi 5.000 video per dimostrare l'ateismo, forse allora, cioè, capite che è un po' ciò che c'è. Cioè, se una cosa non me ne frega niente, non me ne frega niente. Cioè, che me ne sbatte, voglio dire. Cioè, il 90% delle persone non è neanche, cioè, non è né credente né acredente. Se ne sbatte le scatole, non va in chiesa, ma va al McDonald's. Non si pone il problema, capite? No? Cioè, se, 90, quindi quando tu parli fai 5.000 video per dimostrare la Bibbia sbagliato, l'Antico Testamento, e va bene, ma siamo tutti d'accordo, ma anche i cattolici sono d'accordo su questo. Che i testi sacri sono stati scritti da uomini. Sì, l'ispirazione divina, ma l'uomo nel momento in cui scrive ci mette la sua umanità, ci mette le sue stupidaggini. Non possiamo, quindi l'errore è pensare, vabbè, questo è un altro discorso. Quindi tutto questo ci porta, cioè io. Per me, ripeto, Gesù è la figura più importante, anche War, nella prima saga, incarna Gesù, poi qui diventa un dio impazzito, ma la saga di Warlock ci dimostra che i due aspetti tra il dio crudele e il dio buono, insomma, tutto un po' tende alla fine a coincidere, la famosa coincidenza oppositor di Eracle. Tutto questo in un fumetto, se recuperate anche le saghe precedenti, ovviamente, la saga di Warlock, poi le tavole, insomma, vabbè. Sono al livello psichedelico, non so se Sterling abbia fatto uso di additivi, ma a volte leggendo alcuni fumetti, cioè io esco da Warlock come, oddio, mal di testa, oh, ma... sento, se mi fanno l'antidroga, se avendo bevuto, dico, no, pure qualcosa di stupefacente mi è entrato dentro, non so, da queste delle pagine, ma non è neanche quello, è proprio Sterling ha avuto il coraggio di fare un viaggio nella sua anima e ha usato il fumetto, una cosa stupenda, perché ha usato un mezzo apparentemente stupidino, ovviamente, non so, insomma, che c'ho, cioè ora per esempio questa era andata a neve, che ci viene in mente? Tex, vabbè, bello Tex, mi piace Tex. Tex, questo è Tex. Non è di Galep, è di qualcun altro. Comunque, questo invece è di Galep. Cioè, Tex è un bellissimo fumetto.
Però ovvio che non, cioè Tex è come Bud Spencer, cioè il suo modo di vedere il mondo è due sganassoni al cattivo e lo sbatte in prigione oppure lo riempio di piombo. È una bistecca con tre dita, quattro dita, innaffiata di birra e 1 chilo di patatine. Cioè, questa è la filosofia di Tex, che va benissimo. Cioè, non è che io sto veramente, io rifiuto le opposizioni, rifiuto opposizione fumetto alto, fumetto basso, roba, cioè questa roba di Warlock che è un capolavoro. Ora mi ci sono parlato d'altro, ma questo leggete. Anche Capitan America, però se la settimana prossima leggete Capitan America, capite che qui siamo, questa è pazzia, cioè è una discesa in un mondo di pazzia e di follia pura questa di Warlock. Ma scendeteci, che fa bene scendere. Tra l'altro vi faccio un appello all'ultimo. Io seguo il canale di una ragazza che si chiama Nikita con la K, che racconta nel suo canale i suoi ricoveri. Lei usa YouTube come descrizione di crisi epilettiche, eccetera. E questo ci pone sempre, insomma, io mi sono iscritto perché lei ha la massima aspirazione ad arrivare a 1000 iscritti. Io faccio questo appello a chi vuole. Nikita, se la cercate su YouTube, semmai magari metto il link nel prossimo video. Però anche se ascoltare le sue storie, dei suoi ricoveri, cioè, poi metterci la faccia ci vuole tanto coraggio, eh? Le crisi epilettiche, eccetera. Io ripeto, mia madre è stata in manicomio, sono vissuto in una casa famiglia, ho conosciuto in casa famiglia, avevo un ragazzo che era soggetto a crisi epilettiche. Ho visto cose che voi umani normali non avete visto, quindi io, ripeto, per questo trovo, quindi se avete tempo e voglia iscrivetevi al suo canale e fatela arrivare a 1000 iscritti, ecco, faccio questo appello così, perché poi comunque le sue descrizioni sono ovviamente molto, cioè vi aprono delle porte su un mondo di cui tendenzialmente non vogliamo vederlo questo mondo, diciamoci la verità, il mondo del malessere psichico non lo vogliamo vedere. Non lo vogliamo vedere perché è un mondo che ci disturba, perché nella religione del nostro tempo dobbiamo essere tutti efficienti, sani e belli. Per questo non siamo più cristiani. Il cristianesimo è un'altra cosa, forse brutta anche quella, ma non era questo il cristianesimo. Quindi, se entrate in questi mondi può essere disturbante entrarci, ma fa parte della vita. Ora, naturalmente, qui potremmo dire perché Dio per me non lo so, io non sono Dio, non ho le risposte di tutti i problemi del mondo. Io credo che esista un qualcosa di superiore e io non ho le risposte, perché se no avrei trovato la risposta perché io a 4-5 anni ho subito quello che ho subito, non lo so. Devo cercare l'incarnazione? Non lo so, non lo so. E allora, infatti, io mi allontanai dalla religione. Poi vi sono tornato, dice, forse per debolezza, forse perché alla fine è come i grandi amori, si fanno dei grandi giri, poi si torna al punto di partenza. Poi non è che la mia risposta, cioè io poi quello che vi dico, la mia risposta è la mia, poi ognuno faccia veramente quello che gli pare. Credo che l'importante è che ognuno segua la sua strada. La mia è questa. E quello che mi fa un po' ridere è che qualcuno pensa che facendo video su YouTube, no, io ho la mia strada, ci ho messo 56 anni. Ma ti pare che io abbandono la strada, ho fatto 56 anni? Perché tu mi dici, no, ma la Bibbia c'è scritto, ma chi se ne frega? Ah, ma la Bibbia c'è una cosa, chi se ne frega? Non è quello il punto. Ho letto alcune parole dai Vangeli di Gesù che mi hanno messo, mi hanno dato quel qualcosa che altri testi non mi hanno dato. Il Corano, testo ammirabilissimo, ma io tendenzialmente mi sono fatto due scatole così a leggerlo. Anche perché il Corano è un testo molto dogmatico, molto, mentre i Vangeli, cioè, c'è una scena bellissima. Gesù è in barca, no? C'è una tempesta pazzesca, botte d'orbi, e dorme, lui dorme. L'acqua entra nella barca e lui sta dormendo. Stanno per affondare e lui non si sa come facesse a dormire. Questo è già un segno, un incredulo dice, no, può essere.
E io invece ci credo, perché è una cosa talmente assurda che non può essere inventata. Cioè, i miei discepoli fanno, ma maestro, Rabbi, ma stiamo affondando, ma che cavolo, no, secondo me qualcuno dice, ma che cavolo dormi, che cazzo dormi, lui si alza l'occhio, guarda, guarda un po' così questi discepoli, dicevo, uomini di buona fede, ma perché temete, ma se io sono nella barca, io sono Gesù, ma vi pare che la barca affonda? È tutto uno spettacolo, dice. Poi dice, sgrida, dice, oh, la tempesta, chiedati perché devo farmi un riposino, e questo si rimette. C'è una storia talmente assurda, guardate, eppure io ce lo vedo, cioè mi vedo proprio la scena di Gesù che sta dormendo, guarda questi, ma dice, che cavolo, avete paura? Ma siete con Gesù? Ed è una storia talmente assurda, e quello che però in questa storia mi piace, è che in un certo senso Gesù ci dice che se sei con lui è come andare a scuola col fratello più grosso, quello più robusto. E allora io ho questa idea che se sono quando sono con lui non ho paura, sono a posto. Però questa è la mia strada, capite? Non è la strada. Questo, di tutto questo ho parlato partito da Warlock, però. Secondo me c'entra molto perché Warlock vi fa fare una profonda discesa nel mondo religioso, eccetera. Beh, guardate sta tavola, ragazzi. La follia lo stato. Passo e chiudo perché siamo già a 31 minuti.